stata secondo me una bellissima serata tutti insieme e mi fa molto piacere che anche quest'anno in tanti hanno voluto partecipare. È venuta anche la squadra dei giornalisti di Ascoli Piceno con tanti colleghi e tante persone che conoscevano mamma, tra cui tanti colleghi che ci conosciamo insomma da quando siamo piccoli. E poi ecco, volevo ringraziare tutti quelli che sono venuti e ovviamente ci fa sempre piacere perché significa che nel tempo è rimasta un po' nei cuori di tante persone. Sì, qui ci sono diciamo due aspetti. Uno è proprio quello della socialità, di ritrovarsi tutti insieme, giocare e divertirsi, quindi guardare un po' il mondo da un'altra prospettiva, no? Dopo 2 anni di pandemia. Un altro è che nel frattempo abbiamo anche diciamo, aperto un'associazione di promozione sociale che si chiama Lasciatemi Volare, quindi poi ecco, se qualcuno volesse in futuro anche donare dei fondi, noi vogliamo realizzare eventi sportivi e farli proprio per il sociale. Vinto, siamo molto contenti, siamo contenti dell'affluenza che c'è stata, della partecipazione di tutti i ragazzi, come ha detto mia sorella, anche gli amici, i colleghi, gli amici da una vita e dei parenti stessi. Ringraziamo tutti quanti, ringraziamo mia sorella che come ogni anno porta avanti questa iniziativa, crea questa bella situazione sociale, un gran ricordo per nostra mamma. Ecco, tutto qua, siamo contenti, contentissimi. È un piacere e un onore per noi, nella rappresentativa dei giornalisti di Ascoli, essere presenti a questa manifestazione, a questo memorial. E, se non ricordo male, abbiamo partecipato a tutte le edizioni, questa è la settima. E, gli anni passano, gli acciacchi pure, però è sempre un piacere venire qui per ricordare l'avvocato Giuseppina Lia Laponso. Per la vicinanza con Chiara Poli, che è una collega giornalista che stimiamo, con cui siamo in ottimi rapporti, e lei fa parte della squadra dei giornalisti e solo per questa occasione non è con noi, con le maglie della Solidea, che è il nostro sponsor, e che ringrazio anche per la muta che ogni volta ci mette a disposizione, così come ringrazio tutti i ragazzi che sono venuti, abbiamo messo un paio di innesti nuovi di giovani, perché come dicevo gli acciacchi aumentano. Però era importante esserci, per noi sarà sempre importante esserci, ci saremo sempre con qualche acciacco in più, ma sempre con la grande voglia di divertirsi, stare insieme in onore di una persona meravigliosa che amava lo sport, amava il calcio e che ricordiamo col cuore.